Capitolo 20. Anna si alzò per tempo il mattino dopo e salutò allegramente il nuovo giorno, mentre le bandiere dell'alba sventolavano trionfanti nel cielo di perla. Green Gables era immersa in un lago di luce, chiazzato dalle ombre danzanti dei pioppi e dei salici. Oltre il viale si stendeva il campo di grano del signor Harrison, un'immensa estensione di oro pallido, increspata dal vento. Il mondo era così bello che Anna passò 10 minuti beati appoggiata pigramente al cancello del giardino, immergendosi con tutta se stessa in quello spettacolo incantevole. Dopo colazione, Marilla si preparò per il suo viaggio. Dora sarebbe andata con lei, giacché da lungo tempo le era stata promessa questa festa. Ora devi cerca di fare il bravo bambino e di non infastidire Anna, gli ordinò severamente. Se sarai buono, ti porterò dalla città un bastoncino di zucchero a strisce. Giacché, ahimè, Marilla si era abbassata alla pessima abitudine di comprare con le promesse la bontà. Non farò apposta a fare il cattivo, ma se mi capitasse di esserlo per caso, si informò Davy. Dovrai cercare di evitarli questi casi, lo ammonì Marilla. Anna, se viene il signor Shearer, prendi un bel arrosto e qualche bistecca. Se non viene, dovrai ammazzare un pollo per il pranzo di domani. Anna annuì. Non cucinerò stamattina solo per me e Davy, aggiunse. Per colazione andrà benissimo col prosciutto freddo e stasera, quando torni, ti cuocerò una bistecca. Stamattina vado ad aiutare il signor Harrison a trasportare le alghe, annunciò Davy. Me l'ha chiesto e penso che mi inviterà anche a colazione. Il signor Harrison è un uomo molto gentile, un uomo molto socievole. Spero che diventerò come lui quando sarò grande. Voglio dire, mi comporterò come lui, anche se non voglio avere il suo aspetto, ma mi sa che non c'è pericolo perché la signora Linde dice che sono un gran bel bambino. Credi che durerà, Anna? Voglio saperlo. Suppongo di sì, disse Anna. Sei proprio un bel bambino, Davy. Marilla intanto era la disapprovazione fatta persona. Però, aggiunse Anna, devi essere buono quanto sei bello e comportarti con l'educazione e la gentilezza che il tuo aspetto lascia supporre. Ma l'altro giorno tu hai detto a Minnie Mayberry, quando l'hai vista piangere perché qualcuno le aveva detto che era brutta, che se fosse stata gentile, carina e premurosa, la gente non avrebbe fatto caso a com'era, fece Davy con aria scontenta. Bene, mi sembra che per una ragione o per l'altra in questo modo non si riesca a evitare di dover essere buoni. Devi per forza comportarti bene. Come? Non vuoi essere buono? Chiese Marilla, che aveva imparato molto, ma non aveva ancora imparato l'inutilità di porre simili domande. Sì, certo, voglio essere buono, ma non troppo buono, rispose Davy con fare circospetto. Non si deve fare il sovrintendente della scuola domenicale. Il signor Bell, ad esempio, è sovrintendente ed è un uomo malvagio. Ma non è affatto vero, insorse Marilla indignata. Sì che è vero, l'ha detto lui stesso, asserì Davy, l'ha detto mentre pregava domenica scorsa alla scuola domenicale, ha detto che era un abietto verme e un miserabile peccatore che si era macchiato delle più atroci iniquità. Che cosa ha fatto di così cattivo, Marilla? Ha ucciso qualcuno? Oppure ha rubato i soldini della cassetta dell'elemosine? Voglio saperlo. Per fortuna, la signora Linde comparve in quel momento sul viale alla guida del suo calesse e Marilla se la svignò, sentendo che l'aveva scampata per il rotto della cuffia e augurandosi che il signor Bell non si lasciasse trasportare da eccessi di pietà nelle sue preghiere in pubblico, soprattutto quando ad ascoltarlo c'erano dei ragazzini che volevano sempre sapere tutto. Anna, finalmente sola e allegra come una Pasqua, si mise a lavorare di buona lena. Il pavimento fu spazzato, furono rifatti i letti, venne dato il mangime alle galline, il vestito di Mussolina fu lavato e appeso fuori la corda del bucato. Poi Anna si preparò per il trasferimento delle piume. Salì in soffitta e indossò il primo vestito vecchio che le venne per mano, un vestito di lanetta blu mare di quando aveva 14 anni. Era decisamente corto e stretto, come il misero vestito di flanellina che Anna indossava il giorno del suo arrivo a Green Gables, ma perlomeno non sarebbe stato rovinato materialmente dalla lanugine e dalle piume. Anna completò il suo abbigliamento legandosi attorno alla testa un fazzoletto a pallini bianchi e rossi, già appartenuto a Matthew. Così bardata, si recò in cucina dove Marilla, prima di andare via, l'aveva aiutata a trasportare il piumone d'oca.
Uno specchio incrinato era appeso accanto alla finestra e in un disgraziato momento Anna vi gettò un'occhiata. Quelle 7 lentiggini sul naso brillavano quasi più sfacciate che mai, o così parve al riverbero della luce proveniente dalla finestra non schermata. Oh, ho dimenticato di passarvi quella lozione la notte scorsa, pensò. Meglio correre in tinello e farlo subito. Anna era già incorsa in molte disavventure nel cercare di togliere quelle lentiggini. Una volta le si era completamente spellato il naso e le lentiggini erano rimaste dove erano. Qualche giorno prima aveva trovato una rivista con una ricetta per una lozione contro le lentiggini e, dato che aveva gli ingredienti a portata di mano, l'aveva ricavata lì per lì, con gran disgusto di Marilla, la quale era dell'opinione che se la provvidenza ti aveva messo le lentiggini sul naso era un tuo preciso dovere lasciarle dove erano. Anna sgambettò fino al tinello che, sempre in penombra a causa del grosso salice che cresceva accanto alla finestra, era ora quasi buio, dato che per lasciar fuori le mosche erano state accostate le imposte. Anna prese dallo scaffale la bottiglia contenente la lozione e se ne cosparse abbondantemente il naso, servendosi di una piccola spugna riservata a questo scopo. Compiuta questa importante operazione, ritornò al suo lavoro. Chiunque abbia dovuto passare le piume di un piumone da una fodera all'altra, non ha bisogno che gli si dica che, terminato tale compito, Anna era davvero uno spettacolo. Il suo abito era bianco per la lanugine e la peluria, e sulla fronte i capelli, sfuggiti al fazzoletto, erano adorni di una vera e propria aureola di penne. In questo fausto momento si udì un picchio alla porta della cucina. «Deve essere il signor Shearer», pensò Anna. Sono davvero mal combinata, ma devo andare perché ha sempre fretta. Anna corse alla porta della cucina. Semmai, mosso a pietà, un pavimento sia sprofondato per inghiottire una misera damigella piumata, il pavimento del portico di Green Gables avrebbe dovuto sprofondare e inghiottire Anna in quel momento. Sulla soglia stavano Priscilla Grant, bionda e bella in un abito da sera, una signora tarchiata, bassina, dai capelli grigi, che indossava un abito di tweed, e un'altra signora alta, statuaria, magnificamente vestita, con un viso bello e aristocratico e grandi occhi viola, orlati da ciglia nere, che Anna sentì distinto, come avrebbe detto quando era più giovane, essere la signora Charlotte E. Morgan. Nella costernazione del momento, un pensiero scoccò dalla confusione della mente di Anna e lei vi si aggrappò come alla paglia del vecchio proverbio. Tutte le eroine della signora Morgan erano note per essere all'altezza di una situazione difficile, qualunque fosse la loro sventura, esse invariabilmente la sapevano affrontare e dimostravano di essere superiori a ogni male, per circostanze di tempo, spazio e quantità. Pertanto, Anna sentì che era un suo preciso dovere dimostrarsi all'altezza della situazione e così fece, con tale perfezione che Priscilla ebbe a dichiarare in seguito di non avere mai ammirato tanto Anna Shirley quanto in quel momento. Quali che fossero i suoi oltraggiati sentimenti, ella non li dimostrò. Salutò affettuosamente Priscilla e fu presentata alle sue compagne con calma e compostezza, come se fosse stata abbigliata di porpora e di candido lino. A dir la verità, fu in certo qual modo un colpo scoprire che la persona che d'istinto aveva sentito essere la signora Morgan non era affatto la signora Morgan, ma una ignota signora Pendexter, mentre la signora Morgan era la donna tarchiata e piccoletta dai capelli grigi. Ma nella generale sorpresa, la sorpresa minore perse di importanza. Anna fece entrare le sue ospiti nella stanza loro riservata e di lì nel salotto, dove le lasciò per uscire in fretta ad aiutare Priscilla a togliere il morso al cavallo. È terribile piombarti in casa così all'improvviso, si scusò Priscilla, ma fino a ieri sera non ho saputo che venissero. Zia Carlotta deve partire lunedì e aveva promesso di passare la giornata di oggi con un'amica in città, ma ieri sera l'amica ha telefonato di non andare perché erano tutti in quarantena per la scarlattina, sicché ho proposto di venire invece qui, sapendo che morivi dalla voglia di conoscerla. Siamo scese all'albergo di White Sands e abbiamo portato con noi la signora Pendexter.
È un'amica della zia e vive a New York e suo marito è milionario. Non possiamo fermarci a lungo perché la signora Pendexter deve essere di ritorno in albergo per le 5 in punto. Parecchie volte, mentre si affaccendavano ai finimenti del cavallo, Anna colse Priscilla che la guardava in maniera furtiva e perplessa. Cos'ha da fissarmi in questo modo? Pensò Anna con un lieve risentimento. Se non sa cosa significa cambiare le piume a un piumone d'oca, potrebbe ben immaginarlo. Quando Priscilla fu andata in salotto e prima che Anna potesse svignarsi lassù per le scale, Diana entrò in cucina. Anna prese per un braccio l'amica esterrefatta. Diana Barry, chi pensi ci sia in questo momento nel salotto, in questo preciso momento? La signora Charlotte E. Morgan, con la moglie di un milionario di New York, e io sono qui in questo stato e non c'è nulla in tutta la casa se non del prosciutto freddo, Diana! A questo punto Anna si era resa conto che Diana la fissava esattamente nello stesso modo stralunato di Priscilla. Era veramente troppo. Oh, Diana, non guardarmi così, implorò. Almeno tu dovresti saperlo che anche la persona più abile del mondo non riuscirebbe a travasare le penne da un piumone a un altro senza sporcarsi durante l'operazione. Non sono le penne, esitò Diana. È il naso, Anna. Il naso? Oh, Diana, spero che non ci sia nulla che non va nel mio naso. Anna corse allo specchio sull'acquaio e un'occhiata rivelò la fatale verità. Il suo naso era di un brillante color porpora. Anna cadde a sedere sul sofà, lo spirito indomabile finalmente soggiogato. Che cosa è stato? Chiese Diana, la cui curiosità aveva la meglio sulla discrezione. Credevo di avervi applicato la lozione per le lentiggini, ma... Oh, evidentemente devo aver preso per errore la tintura rossa che Marilla adopera per segnare il modello sulle trapunte. Fu la risposta disperata. Che devo fare ora? Lavati, disse Diana, come sempre molto pratica. Ma forse non va via lavandola. Prima mi son tinta i capelli, ora mi tingo il naso. Marilla mi ha tagliato i capelli quando li ho tinti, ma non è un rimedio cui si possa ricorrere anche questa volta. Beh. Eccomi punita nuovamente per la mia vanità, e mi sa che me lo merito, per quanto la cosa non mi conforti per nulla. Forse ce n'è abbastanza perché uno si convinca a credere nel malocchio, anche se la signora Linde dice che non esiste. Per fortuna, la tintura sparì facilmente con il lavaggio, e Anna, un po' consolata, si recò nell'abbaino dell'ala levante, mentre Diana correva a casa. Ben presto, Anna ridiscese ben vestita e più tranquilla. Il vestito di mussola che aveva tanto desiderato di indossare sventolava allegramente appeso alla corda del bucato, sicché fu costretta ad accontentarsi di quello di batista nera. Aveva acceso il fuoco e il tè era già in infusione quando Diana ritornò. Lei almeno indossava il suo abito di mussola e aveva in mano un piatto da portata coperto. Mamma ti manda questo, disse sollevando il coperchio e mostrando agli occhi grati di Anna un pollo ben trinciato e arrostito. Il pollo fu accompagnato da un soffice pane fresco, da un eccellente burro con formaggio, dalla torta di frutta di Marilla e da un piatto di prugne sciroppate che galleggiavano nel loro sciroppo dorato come immerse nella luce del sole d'estate. Come decorazione fu impiegata una gran coppa di astri bianchi e rosa. Eppure il menù sembrava molto misero in confronto all'elaborato desinare preparato la prima volta in onore della signora Morgan. Le ospiti affamate di Anna, tuttavia, non parvero notare che qualcosa mancasse e mangiarono quei semplici cibi con evidente soddisfazione. Ma dopo i primi momenti Anna non pensò più a quello che c'era o non c'era in tavola. L'aspetto della signora Morgan poteva essere alquanto deludente, come anche i suoi più fedeli ammiratori erano stati costretti ad ammettere, ma ella si dimostrò un'interlocutrice deliziosa. Aveva viaggiato in lungo e in largo e aveva il dono di saper raccontare. Di uomini e donne ne aveva conosciuti parecchi e condensava le sue esperienze in piccole frasi argute e in epigrammi che davano agli ascoltatori l'impressione di leggere un libro di aforismi. Ma sotto quel suo brio si sentiva nascosta una forte corrente di umana simpatia e di comprensione che le guadagnava l'affetto degli altri. Così, come la vivacità di intelletto, gliene guadagnava l'ammirazione.
né era tipo da monopolizzare la conversazione, faceva parlare gli interlocutori, mettendoli del tutto a loro agio, e Anna e Diana si ritrovarono a chiacchierare con lei liberamente. La signora Pendexter parlava poco. Si limitava a sorridere con gli occhi e con le labbra incantevoli e mangiava pollo e torta di frutta e marmellata con tale squisita grazia che dava l'impressione di nutrirsi di ambrosia e nettare. Ma, come disse Anna a Diana in seguito, un essere così divinamente bello come la signora Pendexter non aveva bisogno di parlare, bastava la sua sola presenza. Dopo colazione fecero tutti una passeggiata per il viale degli innamorati, la valle delle violette e il sentiero delle betulle, per poi tornare attraverso il bosco stregato fino alla sorgente delle Driadi, dove sedettero a chiacchierare per un'ultima deliziosa mezz'ora. La signora Morgan volle sapere come mai il bosco stregato si chiamasse così e rise fino alle lacrime quando sentì la storia e il drammatico resoconto di Anna di una certa memorabile passeggiata attraverso di esso nel crepuscolo malioso e stregato. È stata davvero una festa dello spirito e una gioia degli occhi, vero? Disse Anna quando le sue ospiti furono andate via e lei e Diana rimasero sole. Non so che cosa mi sia piaciuto di più, se ascoltare la signora Morgan o starmene a guardare incantata la signora Pendexter. Credo che ci siamo divertite di più così, senza sapere che venivano e senza essere preoccupate troppo della colazione. Devi fermarti a prendere il tè con me, Diana, così ne riparleremo. Dice Priscilla che la sorella del marito della signora Pendexter ha sposato un conte inglese, ma nonostante questo lei si è servita per 2 volte delle prugne. Osservò Diana come se le due cose fossero in qualche modo incompatibili. Mi sa che neppure il conte inglese in persona avrebbe arricciato il suo naso aristocratico di fronte alla composta di prugne di Marilla, disse Anna con orgoglio. Anna non fece parola dell'incidente accaduto al suo naso quando quella sera raccontò a Marilla gli avvenimenti della giornata, ma prese la bottiglia della lozione contro le lentiggini e la vuotò fuori dalla finestra. Non proverò mai più delle misture di bellezza, disse cupa e risoluta. Può darsi che vadano bene per delle persone prudenti, ma per chi come me è così distratto e sconsiderato, è come tentare il destino. Capitolo 21. Quando si riaprì la scuola, Anna tornò al suo lavoro, alleggerita di alcune sue teorie, ma ricca di maggiore esperienza. Aveva parecchi nuovi allievi, bimbetti di 6 e 7 anni che cominciavano ad avventurarsi, a occhi spalancati, in un mondo di meraviglie. Tra di essi c'erano Davy e Dora. Davy sedette allo stesso tavolo di Milty Boulter, che andava a scuola già da un anno ed era perciò un veterano. Dora aveva fatto il patto alla scuola domenicale, la domenica precedente, di mettersi insieme a Lily Sloane, ma dato che Lily Sloane era assente, il primo giorno fu temporaneamente affiancata a Mirabel Cotton, che aveva 10 anni ed era, perciò, agli occhi di Dora, una delle grandi. «Credo che la scuola sia un gran divertimento», disse Davy a Marilla quando tornò a casa quella sera. «Tu hai detto che avrei avuto difficoltà a starmene fermo e seduto, ed è vero». Ho notato che dici quasi sempre la verità, ma puoi sempre menare le gambe sotto il banco e questo è un grande aiuto. È magnifico avere tanti ragazzi con cui giocare. Sono compagno di banco di Milty Boulter ed è simpatico. È più alto di me, ma io sono più grasso. È bello stare seduto agli ultimi banchi, ma non è possibile a meno che uno non abbia le gambe così lunghe da toccare il pavimento. Milty ha fatto un disegno di Anna sulla lavagnetta, ma era proprio brutto e io ho detto che se faceva delle caricature così di Anna l'avrei picchiato nell'intervallo. Da prima ho pensato di farne una a lui e di metterci le corna e la coda, ma avevo paura di ferire i suoi sentimenti e Anna dice che non si devono mai ferire i sentimenti di nessuno. Pare che sia spiacevole l'essere feriti nei sentimenti. È meglio mettere uno a terra con un pugno piuttosto che ferire i suoi sentimenti, se proprio si deve fare qualcosa. Milty ha detto che non aveva paura di me, ma che per farmi un piacere avrebbe detto che era il ritratto di qualcun altro e così ha cancellato il nome di Anna sotto il disegno e ci ha scritto quello di Barbara Shaw. A Milty Barbara è antipatica perché lo chiama caro bimbino e una volta gli ha dato una pacca sulla testa. Dora riferì tutta compunta che la scuola le piaceva, ma che c'era troppa calma anche per lei.
e quando al crepuscolo Marilla le disse di andare a letto, parve incerta e poi si mise a piangere. «Oh, ho paura!» singhiozzò. «Non voglio andare su in camera sola al buio!» «Che idea ti sei messa in testa ora?» chiese Marilla. «Mi risulta che sei andata a letto tutta l'estate da sola e che non hai mai avuto paura prima d'ora!» Dora continuava a piangere, sicché Anna la prese in braccio, la coccolò un po' e poi le bisbigliò. «Racconta tutto ad Anna, piccolina. Di che hai paura?» Dello zio di Mirabel Cotton», singhiozzò Dora. «Oggi a scuola Mirabel Cotton mi ha raccontato tutto della sua famiglia. Sono morti quasi tutti in famiglia, tutti i nonni e le nonne e una quantità di zie e di zie. Hanno l'abitudine di morire», dice Mirabel. «Mirabel è molto fiera di avere tutti questi parenti morti e mi ha detto di che cosa sono morti tutti e che cosa hanno detto e che aspetto avevano nella bara. Mirabel dice che uno dei suoi zii l'hanno visto camminare attorno alla casa dopo che l'hanno sepolto. L'ha visto sua madre. Del resto non me ne importa tanto, ma non riesco a non pensare a quello zio». Anna salì in camera con Dora e sedette accanto a lei finché non si fu addormentata. L'indomani Mirabel Cotton fu presa da parte durante l'intervallo e gentilmente ma fermamente le fu fatto capire che quando uno è così disgraziato ad avere uno zio che continua ad aggirarsi attorno alla casa anche dopo essere stato sepolto, non è di buon gusto parlare di questo eccentrico signore alla propria compagna di banco ancora piccolina. Mirabel pensò che questa ramanzina fosse profondamente ingiusta. I Cotton non avevano molto di cui vantarsi. Come poteva mantenere alto il prestigio tra le compagne di scuola se le veniva impedito di gloriarsi dei fantasmi di famiglia? Settembre passò, trasformandosi in un ottobre color oro e cremisi. Un venerdì pomeriggio Diana venne a trovare Anna. «Oggi ho ricevuto una lettera da Ella Kimball, Anna, che ci invita ad andare da lei domani pomeriggio per il tè per conoscere sua cugina Irene Trent, che abita in città. Ma non possiamo prendere nessuno dei cavalli per andare, perché domani servono tutti e il tuo pony è zoppo, sicché credo proprio che non andremo. Perché non andiamo a piedi?» suggerì Anna. «Se tagliamo per i boschi, usciremo proprio sulla strada di West Grafton, non lontano da dove abitano i Kimball. L'ho fatta l'inverno scorso, quella strada, e la conosco. Non sono più di 4 o 5 chilometri e non torneremo certo a piedi, perché Oliver Kimball ci riaccompagnerà sicuramente in calesse. Sarà fin troppo lieto di avere una scusa perché va a trovare Carrie Sloane e dicono che il padre non glielo permette mai di prendere il cavallo». Decisero quindi di fare una passeggiata e il pomeriggio seguente si avviarono, prendendo prima il viale degli innamorati, fino al retro della fattoria dei Cuthbert, dove trovarono una strada che portava nel cuore di un'immensa estensione di boschi di betulle scintillanti e di aceri che parevano splendere di un meraviglioso lucore d'oro. E restare immersi in una purpurea immobilità e in una gran pace. È come se l'anno si inginocchiasse a pregare in un'immensa cattedrale entro la quale brilla una luce calda e colorata, non è vero? Disse Anna con voce sognante. Non pare giusto correre, vero? Sembra irriverente come correre in chiesa. Eppure dobbiamo affrettarci, incalzò Diana dando un'occhiata all'orologio. Non ci resta più molto tempo ora. Bene, camminerò più svelta, ma non chiedermi di parlare, disse Anna affrettando il passo. Voglio solo bearmi della bellezza del giorno. Mi sembra quasi di reggerla tra le mani e recarla alle labbra, come una coppa di vino frizzante, e di sorbirne un sorso a ogni passo. Forse perché così intenta a bearsi, Anna, quando giunsero a una biforcazione della strada, prese il sentiero a sinistra. Avrebbe dovuto prendere quello a destra, ma anche in seguito lo considerò l'errore più fortunato della sua vita. Sbucarono finalmente su una strada erbosa e solitaria, dove non si vedevano che file e file di alberelli d'abete rosso. «Buon Dio, dove siamo?» esclamò Diana attonita. «Questa non è la strada di West Grafton». «No, è la strada principale per Middle Grafton», precisò Anna con aria contrita. «Devo aver preso la via sbagliata al bivio. Non so dove siamo esattamente, ma dovremmo essere ancora a 3 chilometri dai Kimball. Quindi non potremo essere lì per le 5, perché sono già le 4:30», disse Diana lanciando un'occhiata disperata all'orologio.
Arriveremo quando avranno già preso il tè e dovranno prepararlo di nuovo per noi. Meglio fare dietro fronte e tornare a casa, suggerì Anna umilmente. Ma Diana, dopo aver riflettuto, si oppose. No, tanto vale andare a passare la serata con loro, dato che siamo arrivate fin qui. Pochi metri più innanzi, le ragazze si trovarono di fronte a un nuovo bivio. Quale strada prendiamo? Chiese Diana incerta. Anna scosse la testa. Non lo so, e non possiamo permetterci di fare altri errori. Ecco un cancello e un viottolo che porta dritto nel bosco. Ci deve essere una casa dall'altra parte. Andiamo a chiedere. Che viottolo romantico, disse Diana, mentre scendevano lungo le numerose curve e controcurve. Il sentiero era sovrastato da vecchi pini patriarcali, i cui rami si incrociavano al di sopra di esso, creando una perpetua penombra in cui non poteva crescere che il muschio. Da una parte e dall'altra si stendevano bruni tappeti di boschi, intersecati qua e là da qualche lama di luce. Tutto era immobile, come se il mondo e gli affanni del mondo fossero ben lontani. Mi sembra di camminare in una foresta incantata, disse Anna quasi in un bisbiglio. Credi che riusciremo a tornare nel mondo reale, Diana? Vedrai che tra poco arriveremo a un palazzo in cui vive una principessa vittima di un incantesimo. Alla svolta successiva, ecco apparire non precisamente un palazzo, ma una casetta quasi altrettanto sorprendente di un palazzo, in quella provincia disseminata di fattorie tradizionali, tutte in legno e tutte uguali come fossero nate dalla stessa pianta. Anna si fermò di scatto rapita e Diana esclamò: Oh, adesso lo so dove siamo! Quella è la piccola casa di pietra dove vive la signorina Lavendar Lewis, la casa dell'eco, come lei la chiama. Ne ho sentito parlare spesso, ma non l'avevo mai vista. Non è un posto romantico? È il luogo più incantevole e grazioso che abbia visto o immaginato, disse Anna, felice. Pare uscita da un libro di fiabe o da un sogno.